Oggi voglio parlarvi di una malattia che colpisce e riguarda tantissime famiglie in tutto il mondo, l'Alzheimer, di cui ricorre a breve anche la giornata mondiale. Per farlo vi cito un romanzo bellissimo, Elegia per Iris di John Bailey. Questo libro racconta la storia d'amore tra l'autore e la sua compagna Iris Murdoch, che è una delle menti più brillanti, una filosofa del Novecento, che però è stata colpita ad un certo punto dalla malattia di Alzheimer. Il libro racconta appunto la tristezza, lo sgomento con cui Bailey si prende cura di sua moglie fino alle fasi finali della malattia. Ora questo libro torna di attualità grazie alla campagna di sensibilizzazione Pensaci per non dimenticarlo, realizzata da Lilly con il patrocinio di AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, SIN, Società Italiana di Neurologia, e SINDEM, Associazione Autonoma Aderenti alla SIN per le Demenze. In vista della giornata mondiale dell'Alzheimer, che si celebra il prossimo 21 settembre, la campagna è stata presentata a Roma con la partecipazione di specialisti, istituzioni e associazioni di pazienti. Ecco le interviste. Pensaci per non dimenticarlo. Hai dato voce a questa campagna attraverso questo bellissimo libro. Ci racconti, infatti, ci racconti questa esperienza? Allora, io l'ho vissuto, l'Alzheimer, a casa. Quindi, e ci siamo resi conto. Mia moglie è un medico mancato, comunque lei è un'attrice, però ha continuato sempre a studiare medicina. Lei si è accorta 10 anni fa che il papà, che è stato un grande pilota dell'Alitalia, un comandante importante, cominciava a dire delle cose sconnesse, cioè su che aereo volavo io? E lì si è insospettita. E proprio perché si è insospettita è andata a fondo, e proprio per questo siamo riusciti in qualche modo, con i farmaci che c'erano allora, a rallentare tanto questa malattia. Quindi il papà ha vissuto fino agli ultimi giorni della sua vita quasi in maniera normale. Quindi in questo filmato, in questo documentario, noi mettiamo l'accento sulla diagnosi precoce, ok? Basterebbe, che ne so, ora per carità, poi magari non è, mi passi quel coso? Oppure ha telefonato cosa? Aspetta, esatto, allora non ci spaventiamo ovviamente, però andiamo a vedere, potrebbe non essere, come potrebbe essere? Oggi, grazie a Dio, hanno parlato di 2030, la sconfitta dell'Alzheimer è un risultato importante. Qual è la parte che più ti ha emozionato di questo libro, veramente molto intenso, che tu hai letto alcuni brani? Ma guarda, è quando lui si rende conto che c'è qualcosa che non va, e se ne rende conto abbastanza rapidamente, però capisce anche che è qualcosa di grave, che non è una banalità. E quindi immagino, insomma, ci siamo passati anche noi, immagino anche la disperazione, anche perché stiamo parlando di tanti anni fa, dove non c'era proprio nulla, nulla. Tu fai l'attore e quindi per lavoro devi memorizzare un gran numero di cose. Come ci riesci? Perché la memoria si allena, è un muscolo, se non la alleniamo la memoria non funziona. Noi siamo costretti per lavoro a mettere a memoria centinaia di pagine di copioni, spettacoli che durano 3 ore, mettiamo a memoria poesie, brani della Divina Commedia, quindi la nostra memoria è sempre molto esercitata, tant'è che nel nostro ambiente l'Alzheimer è poco conosciuto, cioè ci sono dei casi ma è poco conosciuto, ma credo, questo deriva da uno studio, che proprio perché noi utilizziamo molto la memoria, il muscolo della memoria, lo alleniamo tanto, anche se ci dovesse capitare di essere aggrediti dall'Alzheimer, il nostro cervello è in grado di prendere strade diverse e quindi forse non ce ne accorgiamo nemmeno. Giornata mondiale dell'Alzheimer, quali sono le iniziative come intergruppo parlamentare? Beh, noi abbiamo dato vita e stiamo, diciamo, animando una serie di iniziative vicino alle associazioni dei pazienti, ma anche al mondo di ricerca. Abbiamo inaugurato questa bellissima mostra fotografica alla Camera dei Deputati, una mostra che, diciamo, ci fa vedere un po' come, cosa succede dentro la mente delle persone, no? Che non perdono e non devono perdere la loro dignità insieme a una dimenticanza della memoria. Ci sono, insomma, questa è una malattia complessa che
coinvolge centinaia di migliaia di persone e le loro famiglie, ma soprattutto come intergruppo noi siamo, diciamo, operativi, cerchiamo di avere una dimensione di concretezza. La scorsa legislatura abbiamo fatto rifinanziare il fondo per l'Alzheimer, siamo appresso al futuro di Interceptor, alle, diciamo, ai progetti che sono stati messi in campo per poter fare una rete di diagnosi precoce. Siamo fiduciosi nella scienza che si possa combattere, come è accaduto per il cancro, anche questa malattia, però dobbiamo preparare il mondo sanitario e la popolazione all'arrivo anche di nuovi farmaci. E dall'altra parte siamo su vari fronti, non soltanto per quanto riguarda l'Alzheimer, ma cercando di rafforzare la rete sociale di assistenza, e con una prospettiva che deve essere quella di rafforzare i nostri sistemi di welfare, perché la condizione demografica della nostra popolazione non ci può, diciamo, far guardare da un'altra parte. Dobbiamo affrontare ora i problemi e le sfide che avremo nei prossimi anni. Torneranno anche quest'anno i palazzi istituzionali illuminati di viola? Sì, e anzi approfittiamo per fare ancora un appello a tutti coloro che potrebbero esserselo dimenticato. E il 21 illuminiamo di viola i palazzi delle istituzioni, quindi non soltanto la Camera, il Senato, la Presidenza del Consiglio, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, ma speriamo tutti i palazzi delle regioni e dei comuni, per far sì che questa sia veramente una giornata e una settimana, un mese, quello di settembre, in cui le neuroscienze, ma anche le patologie neurodegenerative, siano al centro della nostra attenzione. In vista della giornata mondiale dell'Alzheimer, Lilly lancia questa bellissima campagna Pensaci per non dimenticarlo, anche un gioco di parole. In che cosa consiste la campagna? Grazie. Sicuramente è un giorno che è molto importante non solo per noi, ma anche per i pazienti, per l'Italia. Come lo sappiamo già, c'è 1 milione di pazienti che soffrono della demenza, da cui 600.000 che hanno l'Alzheimer, e dobbiamo anche sottolineare l'impegno di 3 milioni di persone che sono caregiver. E questo sta mettendo un peso enorme sull'economia di 15 miliardi all'anno. Ma soprattutto questa malattia mena alla morte, e per questo motivo da 35 anni sta facendo la ricerca per trovare un modo di rallentare la malattia, di fermare la malattia. E dopo 8 miliardi di dollari, 9 fallimenti, studi clinici che abbiamo fatto con 10.000 pazienti, abbiamo trovato un modo di rallentare questa malattia, e questo deve dare le speranze per i pazienti. I nuovi medici funzionano meglio quando troviamo i pazienti nelle prime fasi della malattia. Per questo motivo abbiamo voluto lanciare questa campagna per condividere la consapevolezza con i pazienti, con il pubblico, per trovare i segni della malattia e andare a fare lo check-up, perché così possiamo dare una speranza ai pazienti. La campagna sarà su social e digital, e vi invitiamo a condividerla.